Pur essendo laureata in farmacia e dopo aver trascorso alcuni anni all'università, poi mio padre nel 1983 mi ha richiamato in azienda come disegnatrice semplice e quindi, come tutti gli impiegati, timbravo il cartellino. È successo poi che mio padre è morto improvvisamente e quindi di punto in bianco io mi sono ritrovata amministratore delegato dell'azienda. Il disegno è sempre stato la mia grande passione, tanto che venivo qui in azienda quando me lo permetteva mio padre e le disegnatrici di allora mi insegnavano le tecniche del figurino, come realizzare un figurino. La bisnonna è stata una pioniera nel fatto di donne, per quanto l'ha introdotta nell'attività industriale e aveva messo a disposizione addirittura un asilo nido. In questo noi, per mantenere salda la tradizione, continuiamo a rimborsare alle dipendenti donne dell'azienda l'asilo nido fino a 20 mesi dell'età del bambino. L'azienda riconosce un'ora di allattamento in più sempre fino a 20 mesi dell'età del bambino. Inoltre il nostro fiore all'occhiello, la mensa aziendale, e così come una sala medica dove c'è sempre un'infermiera a disposizione e più un medico che viene una volta a settimana. Importante poi anche abbiamo riaperto la biblioteca aziendale, che era stata già ai tempi di mio nonno, era in funzione, quindi noi ci è piaciuto riaprirla. Mi è sembrato di vedere entrare nei vostri negozi madre e figlie insieme. Sì, è vero, molte volte la madre porta la figlia per chiedere consigli, poi magari è la figlia che compra. Noi abbiamo visto delle immagini di Kate Middleton con il nostro abito, quindi noi non lo sapevamo, ci è stato detto dopo che l'aveva comprato lei direttamente. Però poi è diventata una cliente abituale? È diventata una cliente abituale e si serve nel negozio di Londra che noi abbiamo. Io consiglio alle giovani donne di fare la gavetta, ma di farla con spirito di sacrificio, perché di essere consapevoli che la passione, la dedizione, l'amore per il proprio lavoro poi ripagherà nella vita.